Un applauso a Marco Vecchini. Grazie. <ride> grazie a tutti e innanzitutto grazie per essere qui, ringrazio anche Alessandro per l'invito al quale ho deciso di, di aderire, sono libro professionista anch'io, ho sempre lavorato nel mondo dell'architettura, dell della progettazione, del design e diciamo che Uh, anche come diceva Francesco prima la prima volta che forse 15-16 anni fa ho cominciato a vedere Blender nella sua realtà onestamente non è durata molto l'installazione <ride> uh, diciamo che io sono partito a lavorare nel mondo della, del 3d circa 20 anni fa e questo non è nato direttamente con Blender ma è nata con quella che all'epoca era forse la prima piattaforma che ancora era eh, RadarCH, quello che oggi poi è diventato Archicad ed ha continuato a evolversi nel tempo con, quella, con quel nome lì e questo l'ho fatto in un periodo dove perlomeno nella mia zona, Piemonte, okay, non ha mai avuto e non ha mai forse eh, riconosciuto perlomeno all'epoca in quegli anni nel 94 che okay, quello che potevano essere le potenzialità del 3D. Ovviamente per me che iniziavo la professione in quel periodo l'affacciarsi verso realtà di studi nominati o comunque altri professionisti che potevano avere la necessità di evolvere quello che eh, era un elemento puramente bidimensionale in qualcosa di più. Devo dire che era stato considerato poco e niente e sono state ricevute un sacco di porte in faccia eh, dicendo che quello che era un modo di, di lavorare eh, che portava ad avere una prima, un primo embrione, se vogliamo, di modellazione 3D, non è poi stato considerato da subito come un elemento di vantaggio. Anzi, il più delle volte veniva considerato quasi come totalmente marginale o addirittura superfluo e di conseguenza non passava né al vaglio del, dello studio di progettazione al quale lo si presentava, ma né tantomeno nei confronti della clientela privata che cominciava ad affacciarsi a qualcosa di, di diverso e forse troppo diverso per l'epoca. La mia passione a livello professionale. La volontà che avevo di muovermi nel mondo del digitale e anche quello che era un po' la passione per la fotografia e l'immagine in generale mi hanno poi portato a, a port comunque incaponirmi su quello e a portare avanti il progetto come lo volevo realizzare. Perché parlare di blender invece nella progettazione? Diciamo che con l'evoluzione il salto dopo la versione 2.4.9 che ha creato lo scalino di salto anche di interfaccia. Ha invece fatto sì che secondo me, ma come vedo anche muoversi nel mondo professionale a oggi, stia diventando realmente una piattaforma potente e comunque eh, di facile curva d'apprendimento, anche se messo a raffronto di altri software di pari categoria, mh, senza trascurare il fatto che comunque stiamo giocando con un prodotto di elevata qualità e al quale non abbiamo senza. Eh, ricorrere a nulla, obblighi economici nei confronti di, di nessuno, pur continuando a garantirci un ampio, un ampio percorso evolutivo. Quello che prima si diceva con la versione 2.8 secondo me sarà un ulteriore scalino che consentirà di andare a vedere qualcosa che pur visto e presentato come un semplice motore di anteprima secondo me andrà a sostituire il, molti dei, dei motori attualmente disponibili sia per rapidità che per capacità di resa di quello che è il, è il prodotto. Perché eh, Blender in architettura? Perché comunque eh, dal punto di vista professionistico abbiamo la possibilità di interfacciarci con qualsiasi altra realtà operativa sul territorio, eh, nel mio caso eh, spazio da quello che può essere la realizzazione del classico modello architettonico di dettaglio che all'ambito fieristico, all'ambito di prototipazione o all'ambito comunque che sta emergendo adesso, ma che vedremo poi successivamente, del, dei nuovi sistemi di rilevamento per esempio del terreno. Eh, quali sono gli elementi eh, di, facile, di facile intuizione con un software di questo genere? Di solito l'interfaccia che dal punto di vista professionale abbiamo è quella di raffrontarci o nei confronti di un altro professionista o di uno studio di progettazione che ci può commissionare o avere la necessità di realizzare un buon prodotto perché dobbiamo sempre tenere presente che questo tipo di realizzazione, al di là che venga a nostro uso e consumo perché siamo l'elemento principale che porta avanti il progetto, ma ci consente sicuramente di inserirci in quella filiera di progettazione che a oggi è studio di progettazione, committenza o addirittura per entrare nel mondo della building information modeling poi uno degli elementi fondamentali. Tornando al discorso di, di partenza, quello che 15-20 anni fa era un elemento talmente marginale da essere a volte nemmeno considerato, eh, a oggi è diventato forse l'elemento primario che viene analizzato, valutato e portato a completamento prima della fase definitiva progettuale, perché eh, vedo nella mia parte di territorio, ma il nostro territorio inteso come penisola, mh, bene o male, è tutto rapportato alla stessa tipologia legislativa. Molte delle zone eh, su cui operiamo sono legate a vincoli di natura paesaggistica, ambientale e dagli ultimi tre anni in avanti stanno continuando a crescere queste tipologie di vincoli dal punto di vista architettonico. Questo fa sì che eh, l'elemento determinante sia la restituzione finale di un prodotto prima dell'ottenimento delle autorizzazioni essenziali, proprio per far sì che non vi siano poi ulteriori ostacoli autorizzativi in fase di, di rilascio. E questo esclusivamente per l'ambito autorizzativo, ma più legato forse all'aspetto edilizio eh, che non all'aspetto puramente di, di modellazione. Successivamente a questo, eh, qual è l'altra grossa potenzialità che abbiamo nei confronti dell'utenza con cui ci interfacciamo? Sino ad oggi io credo di non aver mai trovato ostacoli. Nella relazione tra vari software per poter operare con Blender in tranquilla sinergia con tutti gli altri elementi professionali con cui collaboriamo, la possibilità di scambiare file di qualsiasi natura e di poterli poi eventualmente restituire per eventuali integrazioni ai singoli studi con cui collaboriamo è un altro elemento importante. Credo che oggi sia difficile trovare in altre piattaforme, alcune delle quali ho riassunto qui, semplicemente la possibilità di interscambiare elementi documentali da versioni precedenti a versioni successive. Quindi questo credo che l'open source abbia creato eh, l'elemento di discordanza. Mm, Anch'io, come con Francesco, in molte realtà mi sono sentito appellare di muovere un sistema lavoro che va contro a quelle che sono le major di collocazione territoriale di software di carattura commerciale. Secondo me questo non è mai stato un problema, eh, nel senso che la finalità per cui è stato costruito questo software pone nelle nostre mani la possibilità di far conoscere una realtà che può evolversi e può sicuramente confrontarsi ad armi pari con altri tipi di software, mh, lasciandoci la libertà di poterlo gestire sul, ter sul territorio e sull'operatività che abbiamo nel migliore dei modi. Quindi altro elemento di forza. Quali sono le uh, figure con le quali tranquillamente possiamo operare? A oggi con, uh, con Blender l'interfaccia professionale che possiamo incontrare e con la quale possiamo collaborare spazia sì nell'ambito architettonico. Nel mio caso la collaborazione va nel design per la parte fieristica e stendistica di alcuni, alcune società nella parte geologica, nella parte ambientale per quello che possono essere le competenze legate al mondo agronomico o ad altro. Quindi eh, ha talmente tante opportunità operative e talmente tanta potenzialità di muoversi in tutti questi settori che oggi è uno strumento secondo me molto, molto valido dal punto di vista di concorrenza verso altri e di poter assolvere grazie semplicemente alla nostra conoscenza e quindi anche alla necessità di doverci a volte evolvere mentalmente per poter affrontare qualsiasi altro tipo di, di lavoro. Mm. A oggi un altro elemento fondamentale è la soddisfazione purtroppo del cliente. Quello che 15-20 anni fa era semplicemente un rapporto eh, di fidelizzazione tra cliente e professionista non era eh, vincolato e non era comunque filtrato attraverso quelle che oggi sono le potenzialità offerte a tutti. Oggi chiunque dal punto di vista cliente, dal punto di vista professionista, si collega alla rete, trova delle immagini che poi magari... Non sono neanche rapportabili alle loro esigenze, ma lo mm, vuole vedere un determinato tipo di risultato. La capacità nostra deve essere quella di riuscire a cogliere l'essenza di quelli che sono i progetti che ci vengono commissionati. E nell'eventualità tutte le potenzialità che abbiamo di restituire con qualsiasi tipo di sorgente, illuminazione o che eh, ci danno l'opportunità di fidelizzare anche il rapporto con lo studio o con il cliente in modo da poter costruire una, un rapporto di collaborazione che poi si evolve nella, nel tempo. Altro settore importante, eh, spesso e volentieri in ambito di lavoro... Professionale eh, capita spesso di incontrare altri studi o, altri, o clienti per i quali è necessario magari apportare una bozza primaria di valutazione e la cosa più importante è quella di riuscire a farlo magari nel loro contesto d'immagine principale. Blam eh, a donna inseribile all'interno di, di Blender per la ricostruzione e il riposizionamento prospettico delle immagini, è un elemento che nel mio settore è fondamentale, questo perché sia in ambito di arredo sia in ambito di ricostruzione dà l'opportunità di poter ricostruire fedelmente le prospettive di scatto e qui comporta eh, la necessità che abbiamo di comunque evolvere il nostro sistema mentale ed aggiungere quello che è la conoscenza di un aspetto puramente di modellazione, puramente architettonico, con quelli che sono i concetti della fotografia, l'illuminazione e eh, le minime conoscenze che servono per poter andare poi a ricostruire le informazioni di base. Eh, le potenzialità offerte sono enormi nel senso che con l'introduzione per esempio dello shadow catcher a oggi diventa ancora molto più semplice introdurre elementi accessori in una fotografia di base. L'accortezza nostra è quella di riuscire a riproporre parte della modellazione con le texturizzazioni presenti all'interno dell'immagine stessa e a quel punto sommare i nostri modelli avendo le proiezioni d'ombra correttamente inserite nella stessa immagine. Questo perché è valido? Perché al di là dell'utilizzo. Come in questo caso, per esempio, in esterna, eh, funziona benissimo nell'ambito dell'arredamento, dove ambienti chiusi, ambienti magari non troppo verificati dal punto di vista dimensionale, hanno la possibilità di essere ricostruiti fedelmente, perlomeno a livello di immagine, e poi seguire le fasi successive e poter offrire anche qui un altro contesto di lavoro esclusivamente nostro e che possiamo ottenere anche con altri software, ma in questo caso con una fedeltà di immagine veramente molto alta. Stesso discorso vale puramente per l'arredamento, questo diventa un po' più, se vogliamo, un, un discorso... Um, che poi deve essere legato a filo diretto con l'utente finale perché oggi purtroppo è troppo semplice arrivare a gestire una commessa mh, commerciale dove poi il cliente vista la semplicità che penso a tutti venga detta telefonicamente tanto voi ci mettete un attimo mi cambi questo piuttosto che <ride> quindi la, la nostra capacità <ride> io a qualcuno lo dico sempre faccio guarda che su nessuna delle macchine ho ancora un tasto con scritto schiaccia lì funziona tutto purtroppo <ride> però anche questo eh, con determinati Pesi e con determinate potenzialità operative, deve essere fatto valere proprio per riuscire a ritagliare una nicchia di lavorazione che ci consenta di tenere una buona fetta di mercato legata alla professionalità che andiamo ad offrire, non semplicemente al risultato immagine che andiamo a consegnare. Stesso discorso vale per il, per il design, possiamo con lo stesso strumento arrivare a realizzare qualsiasi cosa ci passi per la mente e questo, eh, come a volte dico anche in qualche corso professionale, eh, l'unico limite che hanno queste applicazioni siamo, siamo noi, <ride> cioè, non, non sicuramente la possibilità che loro hanno di assolvere alle nostre, alle nostre richieste. Ulteriore settore operativo, questa è una cosa che comunque sta venendo avanti, questo eh, in modo specifico è una parte di un team con la quale collaboro per questo tipo di, di interventi, perché? Eh, perché nel nostro, nella nostra parte montana che abbiamo, le aree lacustre che okay, oggi si prestano moltissimo per rievoluzioni delle parti territoriali ormai magari abbandonate o okay e la ricostruzione di questo avviene per gradi ma in diversi, in diversi motivi, per diversi scopi. Ovviamente su aree di grossa estensione pensare di dover andare a ipotizzare una progettazione architettonica che vada a rivestire eh, superfici di 4, 5, 7, 15 ettari diventa impossibile da fare semplicemente con la tradizione eh, di modellazione tradizionale. Quindi abbiamo cominciato a operare con ricostruzioni fotogrammetriche eseguite con droni ovviamente per ora con l'utilizzo anche di altri, di altri software, in questo caso è Agisoft e Photoscan per la, la ricostruzione, dopodiché queste aree però per poter essere lavorate e poter essere poi trasformate o comunque consegnate alla parte finale di progettazione vengono esportate come nuvole di punti. A seconda della complessità, con alcune delle eh, possibilità di esportazione date dal, dal software, elaborate in, all'interno di Blender, che può essere comodissimo anche per un discorso, se non viene fatto altrimenti, di georeferenziazione della stessa area, quindi proprio individuare anche geograficamente quello che è il nostro, eh, la nostra parte di intervento texturizzarle e questi diventano a tutti gli effetti degli elementi di modellazione sui quali possiamo intervenire con la manipolazione classica delle maglie dei vertici. Eh, quello che si, che si consiglia a volte è di eh, ragionare sempre su quelle che sono le finalità del prodotto che dobbiamo consegnare, poiché più andiamo a lavorare su aree estese, più le moli di dati diventano enormi e quindi poi il rischio. Abbiamo completato da poco una nuvola di punti che rasentava i 16 giga. Eh, questo diventa poi un elemento anche nostro in fase di modellazione per poter riuscire ad alleggerire in tal modo mantenendo tutto l'aspetto grafico necessario per poi poterla anche consegnare a chi dovrà visionarla perché altrimenti siamo costretti a dovergli vendere anche un hardware che spesso e volentieri non è, diciamo, non è pratico. Io non, son, sono arrivato praticamente un po' a descrivere quello che è tutto il mio tipo di lavoro, anche se magari sono un attimo in anticipo, come, come tempi. Il discorso è che secondo me, dal punto di vista professionistico, ci sono aperti un sacco di canali che, grazie all'utilizzo di software di questo genere, possono darci veramente tante soddisfazioni. E quindi, è un'arte, e come tutte le arti, dobbiamo essere in grado di poterla presentare con un qualcosa di puramente nostro. Grazie. Okay. 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 Grazie mille.